Riuniti in municipio Dolo tutti i rappresentanti locali della politica per un confronto in seguito alle avversità meteorologiche dei giorni scorsi. Ad oggi i danni nel patrimonio pubblico e privato, una mole ingente per un fenomeno che rispetto al tornado di 8 anni fa è molto più diffuso, molto più capillare. Contiamo che l'80% dei nostri nuclei familiari solo di Dolo siano stati colpiti, dalla tapparella solo fino al tetto, gli impianti fotovoltaici, le pensiline, le autovetture, migliaia. Sono numeri importanti rispetto ai quali oggi l'obiettivo è quello di creare una lobby positiva verso Roma, verso la nostra Presidenza del Consiglio dei Ministri, affinché la Riviera del Brenta sia decretata come emergenza nazionale. Dovete starci vicini, le istituzioni, il governo, perché i nostri cittadini sono stati colpiti. La ferita del tornado è presente, purtroppo questa volta è stato un tornado ma che ha colpito quasi tutti i comuni. Ci sono decine, forse centinaia di milioni di euro di danni e noi abbiamo bisogno di questo per le famiglie e per le tante, tante società, imprese che sono state colpite. Fondamentali le risposte che devono arrivare da Roma e dall'Europa. Si tratta, diciamo, di uno sforzo finanziario ingente che va fatto immediatamente sia da parte del governo sia da parte della regione per mettere a disposizione dei comuni e delle persone, delle famiglie, le risorse necessarie.